Perfetto, buonasera a tutti e grazie agli organizzatori per l'invito. Io non vedo la presentazione qui nel mio schermo. Ok, perfetto, siamo a posto. Bene, allora, per riuscire a interpretare il cambiamento dello scenario competitivo nel settore dei media, penso sia fondamentale partire da due domande chiave. La prima, chi sono i key players che stanno diventando sempre più numerosi e soprattutto qual è la nuova arena competitiva, un'arena che è sempre più in evoluzione, e poi dal punto di vista appunto di un broadcaster quale Mediaset, quali sono le leve competitive con cui noi possiamo competere in questo scenario. Iniziamo dai broadcaster. La nuova arena competitiva, come vi dicevo, è sempre più in evoluzione. Mi interessa soffermarmi soprattutto su tre punti che ritengo fondamentali. Il primo è quello della numerosità dei competitor. Il secondo è quello della complessità delle relazioni tra i competitor e il terzo è la derivata di questi due effetti che fa sì sostanzialmente che qualsiasi modello di business ereditato o già esistente sia per definizione praticamente già inadeguato e quindi bisogna evolvere verso un nuovo paradigma competitivo. Ma vediamo un po' lo scenario. Quindi ci sono i broadcaster TV, ci sono le potenti telco, ci sono i device maker, gli altrettanto potenti digital pure player, sono arrivati anche gli over the top in maniera abbastanza importante e perfino i content producer fanno una parte decisamente di rilievo in questo scenario. Un fatto interessante nell'ambito di questo scenario è sicuramente che ciascuno di questi player che voi vedete alle mie spalle possa, o meglio per dire strategia, debba giocare più di un ruolo allo stesso tempo. È altrettanto interessante dal mio punto di vista vedere quali sono le relazioni tra questi signori, perché ci sono delle relazioni abbastanza curiose. Ci possono essere relazioni di partnership, di collaborazione pura, quindi stiamo parlando di friends sostanzialmente. Vi faccio un esempio abbastanza eclatante dove Netflix entra nell'offerta TV delle principali telco europee e allo stesso tempo però entra anche nei canali predefiniti dei produttori di device quale Samsung e quindi occupa due spazi contemporaneamente. Ci sono relazioni di competizione pura, no? Quindi stiamo parlando di enemies in questo campo, in questo caso, e l'esempio più eclatante dell'anno scorso è stata British Telecom che in Inghilterra è entrata in maniera improvvisa e preponderante nell'ambito dei diritti sportivi e si è accaparrata per 3 anni i diritti della Champions League per quello riguarda il mercato UK. E poi ci sono relazioni ibride quando sostanzialmente il vantaggio di collaborare supera il danno di non collaborare, no? L'esempio più eclatante da questo punto di vista è l'offerta over the top dei principali broadcaster, quindi parlo di Infinity per Mediaset piuttosto che Sky Now per Sky in Inghilterra, che si arricchisce di contenuti arrivanti e derivanti dagli over the top puri, quindi vari Netflix e l'esempio di House of Cards è l'esempio più rilevante da questo punto di vista. Quindi c'è un nuovo campo di battaglia che dà origine a un nuovo modello di navigazione nell'ambito di questo campo di battaglia. E questo nuovo scenario competitivo ridefinisce strutturalmente quelle che sono le leve competitive che dobbiamo andare ad utilizzare. In particolar modo la dimensione della competizione per quello che riguarda un broadcaster televisivo. La complessità della competizione, tuttavia, può essere una grande opportunità perché ci permette di passare dalla price competition, quindi una competizione esasperata sul prezzo che ha caratterizzato gli ultimi 5 anni di mercato, per fare un esempio di un broadcaster TV, audience, prezzi, ricavi, quindi a quanto vendo sostanzialmente le mie teste, a una competizione che ci porta alla value competition, quindi competere sul valore. Competere sul valore come? Utilizzando le 6 leve che vedete alle mie spalle. E da adesso in poi vedremo come queste leve prese singolarmente o combinate insieme possano veramente cambiare l'approccio di un broadcaster al mercato. Partiamo dall'audience, le vedete in basso sulla sinistra del teleschermo, ma in un mondo lineare le audience sono a quantità definite, no? Quindi noi competiamo per una quota. Quanti telespettatori, una quota di telespettatori nel prime time, sui 25 milioni del prime time, piuttosto che quanti telespettatori appunto diciamo nel minuto medio. E questo è quello che sostanzialmente facciamo. In un mondo ibrido, invece, possiamo sostanzialmente moltiplicare le audience attraverso i contenuti distribuiti su tutti i device, attraverso appunto la combinazione delle 4 leve, audience, distribuzione, contenuti e tecnologia.
Quindi accanto al palinsesto definito dall'editore esiste un palinsesto scelto dal consumatore dove i contenuti rilevanti distribuiti su più device creano dei nuovi ascolti, delle nuove occasioni di consumo che non vanno a cannibalizzare i consumi lineari. E potete vedere per quello che riguarda Mediaset alcuni dati interessanti. Per quello che riguarda la televisione free, noi abbiamo un 33% di audience aggiuntiva che arriva dai device digitali per i nostri programmi flagship, arrivano fino al 70% su alcuni target. Per quanto riguarda la pay TV, abbiamo il 15% che arriva dal consumo non lineare e sviluppiamo oltre 1,5 miliardi di atti digitali, atti di fruizione digitali nel corso dell'anno. Ma se aggiungiamo un'ulteriore leva, i dati, al panorama esistente, possiamo passare dalla quantità alla qualità delle teste e questo è un passaggio sostanzialmente fondamentale. I nuovi player puntano tutto, no? Sulla capacità di profilare il proprio cliente, personalizzare l'offerta e aumentare la fedeltà attraverso dei meccanismi di raccomandazione. La domanda che noi ci facciamo come broadcaster, possiamo competere con questi signori, quindi con le telco, con i pure digital player, nell'ambito della profilazione? Qui la risposta si spacca in due. In un mondo lineare assolutamente no, non potremmo competere. In un mondo lineare intendo fatto di televisione non connesse. In un mondo invece ibrido, dove sul lato delle televisioni connesse e interattive aumentano in continuazione le televisioni e le smart TV e i contenuti sono sempre più fruiti su device, soprattutto device mobili, attraverso app come la nostra app di Mediaset o Mediaset Play, allora questo si può. E si può perché ogni atto di fruizione, ogni contenuto diventa sostanzialmente misurabile, diventa tracciabile e quindi un broadcaster TV può iniziare la sfida degli smart data. Noi lo facciamo chiaramente, qui metto il cappellino della concessionaria, da tempo per quello che riguarda il digitale, dove deliveriamo advertising profilata. L'abbiamo incominciato a fare 4 mesi fa senza grande clamore su tutta la parte pay, quindi sulla parte premium play di Mediaset, dove andiamo a dare pacchetti di audience profilata su base geografica e su base di abitudine di consumo, ma la grande sfida sarà quella, a partire dall'anno prossimo, di portare l'addressable TV e quindi l'addressable advertising anche sulla televisione free. Sulla televisione free, grazie al nuovo protocollo di trasmissione TV, Hybrid Broadcast Broadband Television, che sarà attivo a partire dal 2017, lo è già in Germania e in altri paesi, e che permetterà quindi di affiancare broadcasting e narrowcasting e quindi profilare anche per quello che riguarda la televisione free. Quindi tecnologie e dati fondamentali per innovazione di prodotto per il consumatore, ma allo stesso tempo innovazione di processo, quindi automatic e programmatic sales. Quindi fondamentali per impattare sui processi di vendita e quindi sui costi di processo e sui prezzi. Noi sostanzialmente lavoriamo con una sorta di triple play. Da un lato stiamo andando nell'ambito dell'addressable advertising, come vi ho detto prima, quindi sulla televisione free e sulla televisione pay. Dall'altra parte ci siamo resi conto che per far questo dobbiamo automatizzare per forza il processo di compravendita della pubblicità, tutto questo per trovare un'equazione che ci porterà in un futuro a poter avere il programmatic anche sulla televisione. Ecco, dottor Sala, lei ha quasi finito? No, mi mancano ancora 4 chart. Quindi allora, se mi dà 2 minuti finisco. Per essere competitivi, quindi, come broadcaster TV, noi dobbiamo sostanzialmente evolvere in una media company cross-mediale. La vedete alle mie spalle, avete letto ultimamente quali sono state le acquisizioni che abbiamo fatto. E abbiamo utilizzato per far questo la distribuzione come leva competitiva. Lo abbiamo fatto attraverso accordi di partnership di distribuzione che ci hanno permesso di diventare i leader nei video online in Italia. L'abbiamo fatto attraverso l'attivazione di network di alleanze con Shazam e con Yahoo e siamo entrati nel mondo del microblogging, delle performance, del native advertising che non conoscevamo. E l'abbiamo fatto con acquisizioni di asset strategici, Banzai e le radio da parte del gruppo Finelco e R101 da parte di Mondadori. L'ultima leva, e mi accingo a concludere, è quella della geografia, perché anche una media company italiana deve confrontarsi con l'inevitabile dimensione globale della competizione. Noi l'abbiamo fatto con Mediaset Italia, lo stiamo facendo con Mediaset Spagna, stiamo cercando di farlo in altri modi di cui tutte sapete, e sempre col cappellino della concessionaria lo facciamo anche con Publi Europe, che è la nostra concessionaria basata a Londra, che ha in portafoglio i principali mezzi dei principali broadcaster, radio, testate stampa in giro per l'Europa. Chiudo, quindi accelerare il cambiamento, è fondamentale accelerare il cambiamento per competere sul valore e quindi per crescere. Veniamo da 7 anni di recessione, come ho detto prima, importanti, che hanno deprezzato notevolmente la nostra offerta. I primi 6 mesi dell'anno sono abbastanza favorevoli.
quello che vogliamo fare è andare dritti su una competizione complessa utilizzando le sei leve che abbiamo visto, abbandonando una competizione monotematica che deprime solo il valore, e penso che questo dipenda soltanto da noi in primo piano broadcaster, ma anche da tutti noi che siamo in sala questa sera. Grazie. Grazie.